Ci troviamo a Bone, tra le meraviglie di Koliugani. Vedete la chiesa? Vedete la chiesa con l'orologio? Vedete? Con l'orologio, campanile di Bone, l'altra chiesa che è vicino, una meraviglia, Bone. E sto parco meraviglioso che vedete. Vedete, c'è il parco giochi per i bambini. Noi poi andremo a est e prenderemo la salita a Calaone, 4 km e mezzo. Si va su col rapporto di strada, col 50 lo faccio. Vedete? Guardate che meraviglia. Guardate. Guardate questi albi secolari. Che meraviglia, questi alberi secolari. Vedete? Una meraviglia unica. Guardate che meraviglia. Qui siamo proprio vicino al parco giochi di bambini, guardate che meraviglia. Bone, tra le meraviglie di Koliugani. Guardate che posto meraviglioso. Questo parco meraviglioso, questi alberi secolari stupendi, vedete? Questa chiesa meravigliosa. Vedete? Campanile a torre. E l'altra chiesa vicino. Stupenda. E terminiamo con la mia bici. Poi ripartiamo. Come sapete già, per il momento non ho la telecamera più sul manubrio, vedete? Mi è partita giorni fa. Mi è dispiaciuto tantissimo. Adesso devo aspettare delle promozioni, o se no farò dei video col telefonino. Prenderò l'attacco, vediamo dai. La mia bici e termino con la chiesa di Bone, che è molto bella. Grazie. Buon giro. Vai a vedere il mio sito che è molto interessante, Renato Zillio, su YouTube. Ciao, grazie, buona giornata anche a lei. Vedete con l'orologio? Siamo a Calaone, Bone. Siamo sopra Est e sopra Bone. Vedete la chiesa? Vedete
l'orologio, vedete? Sono le 8 e 24 minuti. Guardate che meraviglia, vedete le antenne? Vedete? Comune di Baone, frazione di Calaone, vedete? Che meraviglia! È una salita di 4,5 km con massimo del 6,5%. Si va con rapporto di strada su. Una meraviglia qui. Vedete gli ulivi? Guardate che meraviglia! Vedete? Stupendo, dai! Stupendo! Guardate questi ulivi meravigliosi, non ho parole, stupendo. E vedete sempre la chiesa col campanile. E termino con la mia bici, Calaone. La mia bici, vedete? Immortalata qui, vicino alla chiesa. Vedete il mio zainetto e gli occhiali e vedete durace. Telaio Scott. Vedete, freni, movimento durace Shimano. Il topo di Topper è a 10 velocità la mia, se è venuto fuori il 12, a 12 velocità. E qui freni a disco, però io, per me, mi basta e altro. Ecco, termino con la mia bici, Calaone Baone. Guardate che video che vi faccio vedere. Da Calaone stiamo scendendo. Guardate che meraviglia. Guardate che stupendo.
Guardate gli olivi, che meraviglia, vedete gli olivi, guardate che meraviglia. Guardate sto olivo, vedete qui si può mangiare all'aperto, guardate che meraviglia. Vedete che meraviglia. Guardate che meraviglia anche sto olivo. La mia bici, vedete, immortalata sulla botte. Guardate anche questi olivi, che meraviglia. Vedete il torcio? Guardate che bello. Avete anche l'antalena per i bambini. Vedete che meraviglia. Guardate che meraviglia. Questo olivo stupendo, e gli altri, vedete, uno più bello dell'altro. E finisco con la mia bici immortalata. Questa ripresa l'ho fatta scendendo da Calaone per Este, poi vi faccio vedere la città di Este. Vi saluto da là, tutti. Ci troviamo a Este. Vedete la mia bici immortalata davanti all'entrata del Duomo di Este, città murata, meravigliosa. Guardate,
il Duomo di Este, meraviglioso, col campanile e l'orologio. Guardate che meraviglia sto orologio. Stupendo. Il Duomo di Este. Dal Duomo di Este vi mando un abbraccio forte per tutti voi amici appassionati che mi seguite sempre. Agli inizi era voltato dall'altra parte, se mi interessa. Con passione. Era voltato dall'altra parte, se mi interessa. Ok, grazie. Ma non gli interessa? Sì, vado a vedere. No, non ho capito. Agli inizi la facciata era dall'altra parte. Ah, ho capito. Parlo di 500-600 anni. Ah, ho cambiata, eh. Ok, grazie. Ha detto che la facciata 500-600 anni fa era dall'altra parte. Vedete, laterale. Come vi dicevo, vi mando un abbraccio forte, forte, forte a tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione. Tutti voi per essere amici super speciali, numeri uno. Con tutto il mio cuore, dal Duomo di Este, città murata, vi mando un abbraccio forte, forte. Vedete la mia bici? Grazie di seguirmi. E con tutte le vostre famiglie meravigliose, grazie di esistere. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Saluto con un abbraccio forte Daniele Pavan, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Daniele, grazie di esistere. Abbiamo condiviso tantissime riprese assieme con le orchestre italiane. I ricordi sono sempre vivi in me. Sei una persona veramente, come che ho detto, super speciale. Grazie di tutto, Daniele, di seguirmi. Adesso saluto, mando un abbraccio a Francesco Marchiori da Verona. Una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Daniele. Scusa, Francesco Marchiori da Verona, grazie di esistere. E grazie di seguirmi in ogni mia ripresa. Sei davvero fantastico, super speciale. Ciao Francesco! Davis Consalvan, da Alessandria, con la passione della bici da corsa come me. Ti mando un abbraccio forte forte, ti ringrazio per tutto quello che sei, che mi segui in ogni mia ripresa. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis Consalvan, da Alessandria, di origine di famiglia veneta, grazie di esistere. Ciao Davis, grazie di tutto. Durva Tavares, da San Paolo del Brasile, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Durva Tavares, da San Paolo del Brasile, grazie di esistere e grazie di seguirmi. Sei veramente super speciale, numero uno. Ciao Durval, grazie di tutto. Ilaria Scaffali, un'amica, una donna super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, grazie di esistere. E grazie Ilaria di seguirmi. Mirka Martini da Monselice, un'amica, una donna super speciale, numero uno. Grazie Mirka di seguirmi. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Mirka Martini da Monselice, grazie di esistere. Grazie di tutto. Angela Birba, del fan club del Veneto, di Pietro Galassi, sul ballo Lissio. Davvero un artista fenomenale, completo,
una voce melodica sul ballo lisso e unica. Lo saluto tantissimo col suo amico Omar Codazzi, che ieri l'ho ripreso dopo un periodo. È stato veramente tutto meraviglioso. Grazie a voi, alle vostre famiglie meravigliose di esistere, te Pietro, anche Omar, e tutta la tua orchestra, Pietro, numero uno, e tutto il fan club della Angela Birba, meravigliosa, e tutti voi, Angela che mi segui in bici. Ciao Angela, grazie di seguirmi, tutta la tua famiglia meravigliosa, grazie di esistere. Renzo Cantarello, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutto il mio cuore, Renzo, e tutta la tua famiglia meravigliosa, grazie di esistere ancora e di seguirmi. Vittorio Salvà, un amico, una persona super speciale numero uno. Grazie Vittorio di esistere con la tua famiglia meravigliosa. Montanaro, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, grazie di esistere. Filippo Collinari, un amico, una persona super speciale numero uno. Grazie di seguirmi. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Filippo Collinari, grazie di esistere. Filippo che conosce Giuliano Calore, 13 Guinness World Record, il padovano che ha sbalordito il mondo. Senza freni, senza manubrio, in bici ha fatto cose che del mondo ha fatto nessuno. Filippo, suo grande fans, io fans, collaboratore, amico. E tifosi dell'Inter, tutti e due che ci guardiamo l'Inter sempre. Quello che ha fatto Giuliano resterà per sempre nella storia. Come la scalata del passo dello Stelvio, 1:17, senza manubrio. E freni, lasciamo stare in salita. Ha fatto meglio un certo Bernardino, di 2:14, ma Bernardino aveva 100 km alle spalle, d'accordo, al Giro d'Italia. Però quel manubrio, Giuliano senza. Prendevi la potenza che aveva Giuliano. Bernardino, 5 Giri d'Italia, 3 Giri di Francia, tantissime classiche nel mondo, campionato del mondo, uno dei più grandissimi del ciclismo professionistico. Vi ricordo anche la scalata del passo dello Stelvio, sotto vento e pioggia, 45 anni fa, in 1:36, con la gamba destra solo, senza il manubrio. Freni, siamo stare in salita, una roba incredibile. E dopo tutti i laghi ghiacciati che ci mettevamo le porte a 40 centimetri nel ghiaccio, con le ruote lisce da strada, in equilibrio le passava tutte. Come il lago di Misurina, 15 anni fa, 20 gradi sotto zero. Giuliano è unico. Come la maratona dolomitica in Nevada, però con la mountain bike il manubrio è quella. È incredibile. O so, io se no, i 15 passi dolomitici, discese e salite, in 13 ore. Che Pizzo ha detto in quanti giorni? Giuliano è incredibile, in 13 ore. Ha fatto cose incredibili. Pensate, 15 passi, di cui 4 ripassati di nuovo. Salite e discese, incredibile. E tutti voi amici appassionati, da Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Tizi, Alex, Fabio Durval e tantissimi di voi, che non posso ricordarmi tutti, tutti voi super speciali, numeri uno, con tutte le vostre famiglie meravigliose, grazie di esistere. Dal Duomo di Este, che ve lo faccio rivedere di nuovo, che merita, eccolo qui. Vedete tutta l'ansia della mia bici immortalata sull'entrata della porta? È il Duomo. Guardate che meraviglia. È una meraviglia. Vedete il campanile? Con l'orologio. Guardate che bello. Chiudo con la mia bici.
vediamo se riesco a farvelo vedere all'interno. Stupendo. Guardate che è stupendo il Duomo. Veramente bellissimo questo Duomo. Termino con la mia bici dall'entrata del Duomo di Estri. Questo è il portone. Noi siamo entrati da una porta, questa è chiusa, da questa porta lì siamo entrati noi, è entrata la signora. Grazie a tutti voi di seguirmi. Guardate la mia bici immortalata su questa fontana. Vedete? Ci troviamo sempre a Este. Guardate che magica. Si intravede, vedete, il castello. Le mura. Questo parco meraviglioso, che non ho parole. Guardate che meraviglia. Queste piante stupende. Guardate che meraviglia, che meraviglia. Davvero una meraviglia unica, e la mia bici immortalata, vedete? Guardate sto parco, qua vedete le mura. Questo parco stupendo, che non ho parole. Vedete? Questo parco meraviglioso. Sentite le cicale come cantano.
Che stupendo, veramente stupendo, eh. Vedete le mura? Questa è veramente una bella città. Vedete? Con la scritta Este. Che meraviglia, eh? Questo parco stupendo. E da qui si va in centro città. Vedete? Guardate questo albero secolare, che meraviglia! Dalla città di Este vi saluto ancora tutti. Col mio cuore. Termino con la mia bici. Guardate che meraviglia. Troppo bello. La fontana e la mia bici immortalata. Vedete? Bellissima col mio zainetto. La mia bicicletta immortalata, vedete col mio zaino, immortalata al Duomo di Monselice, sempre città murata come Este. Vedete? Faccio vedere il Duomo. Vedete le scalinate che portano sopra il Duomo. Vedete la mia bici, la vedete da in fondo lì. E questo è il Duomo di Monselice. Vedete? Il Duomo di Monselice. Siamo in pieno centro a Monselice. Abbiamo un parco meraviglioso, come vedete. Guardate che ulivo meraviglioso. È il Duomo laterale, la parte opposta. Vedete?
delle scalinate da fare. E la mia bici immortalata, vedete? Lo zainetto. Qui si entra in chiesa. Questo è il Duomo. Selice. Usciamo e finisco con la mia bici. Vedete, questa è l'entrata del Duomo di Monselice. Vi mando un abbraccio forte 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 a tutti voi amici appassionati che mi seguite col cuore e con la passione, come io vado in bici per voi. Grazie di tutto a voi per essere amici appassionati super speciali numero uno, con tutte le vostre famiglie meravigliose, grazie di esistere. Dal Duomo di Monselice vi mando un abbraccio a tutti voi che mi seguite. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un uomo, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Francesco, grazie di esistere. Francesco Marchiori da Verona, un grande, mi segui in ogni mia ripresa, sei davvero fantastico, super speciale numero uno, grazie, grazie di tutto. Daniele Pavan, un amico, una persona super speciale numero uno, con tutto il mio cuore, Daniele, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grazie grande di esistere. Abbiamo condiviso tantissime riprese assieme, con tantissime orchestre. Ieri sera, dopo tanto tempo, sono andato a vedere Omar, era vicino casa quasi.
Daniele, mi mollo la sua voce, è un grande. Aurora sta venendo su veramente forte, e anche Samuele. Mi è piaciuta molto la serata. C'era l'orchestra, non so se la conosci, sono da Verona. Yolanda, orchestra Yolanda Band. Molto simpatica lei, anche brava. Ciao Daniele, un grande abbraccio ancora, forte, forte, dal filmatore Renato Zilio, dal Duomo di Monsedici con la mia bici immortalata, davanti alla porta d'ingresso. Durva Tavares da San Paolo del Brasile, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutto il mio cuore, Durva, grazie di esistere, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Massimo, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Massimo, grazie di esistere. E grazie di seguirmi. Davis Consalvan, da Alessandria. Un amico, un uomo, una persona super speciale numero uno. Pensate, con la passione della bici da corsa come me. Spero che stai bene, David, e che finalmente sei ritornato in bici. Fammelo sapere. Ti voglio bene. Ancora una volta, con tutta la tua famiglia meravigliosa, David Conservando Alessandria, famiglia di origine veneta, grazie di esistere. Renzo Cantarello, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Renzo, grazie di esistere, grazie di seguirmi. Ilaria Scaffali, una donna, un'amica super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Ilaria, grazie di esistere, grazie di seguirmi. Mirka Martini da Monselice, una donna, un'amica super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Mirka, grazie di esistere. E grazie di seguirmi. Montanaro, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Montanaro, grazie di esistere. Tonio, Anna, Riccardo, Tizi, Alex, siete in tantissimi. Fabio Durval, Filippo Collinari. Filippo conosce Giuliano Calore, 13 Guinness World Record, suo fans. E io collaboratore di Giuliano, fans, tifoso dell'Inter come lui, ci guardiamo le partite, Giuliano è unico, le sue imprese sono impossibili, il re del ciclismo estremo, 13 Guinness World Record, vi cito la scalata del Passo dello Stelvio, sotto vento e pioggia, 45 anni fa, adesso c'è 85 anni e mezzo, è del 1938, pensate quella scalata in 1:36, senza il manubrio, con la gamba destra solo, incredibile. O se no la cronoscalata al Passo dello Stelvio 1:17. Fatto meglio di un certo Bernardino che quell'anno lì ha vinto il Giro d'Italia, di 2:14, anche se Inò aveva 100 km alle spalle. Però Giuliano senza manubrio, pensate, è incredibile. Bernardino dalla Bretagna, uno dei più grandi del ciclismo professionistico. 5 Tour de France, 3 Giri d'Italia, tantissime classiche, campione del mondo, un grandissimo, tra i 4 più grandi secondo me. Però Giuliano è una cosa incredibile. Io lo chiamo, sono andato in televisione con lui, il marziano, l'extraterrestre, perché lui non è di questo mondo, appartiene al mondo terrestre. Le sue imprese sono impossibili, uniche. Lo saluto tantissimo con Filippo, suo fans, del liceo scientifico di Padova del Fermi, che quel giorno che io ho messo i paletti a 35 cm li abbiamo sbalordito e fatto vedere tutti i suoi filmati. Giuliano è incredibile, gli applausi che gli avete dato e lui tutti gli autografi che vi ha firmato. Grande, 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 grande. Siete in tantissimi che mi seguite, vi voglio bene. Non posso ricordarmi tutti, ma tutti voi
super speciali numeri uno. Tutte le vostre famiglie meravigliose, grazie di esistere. Dal filmatore Renato Zilio, dal Duomo di Monselice. Vedete la mia bici? L'entrata, vedete il Duomo? Eccolo qui. Grazie ancora a tutti voi di esistere e di seguirmi. Grazie, grazie ancora, tantissimo. Ci troviamo sempre a Monselice, siamo sopra la rocca, qui vedete il cinturione. Vedete la mia bici immortalata qui? Non parlo italiano, e questa chiesetta meravigliosa, vedete? Pensate quanto di gente a sì. Meravigliosa. Stupenda. Veramente stupenda sta chiesetta, avete visto? E questa è la mia bici immortalata davanti alla porta di sta chiesetta fantastica. Vedete il mio zainetto, vedete, guardate l'orologio, guardate che meraviglia. Stupenda, non ho parole. Vedete sempre il cinturione? Stupendo. Vedete tutte le chiesette dei santi? Siamo sopra la rocca, come vi ho fatto vedere il cinturione. Qui si vede la città di Monselice, vedete che meraviglia, città di Monselice, da qua sopra, veramente una meraviglia, vedete le cupole dei santi. Vedete il cinturione, meraviglioso. Guardate che meraviglia, unica, stupenda. Vedete l'orologio, vedete la cupola della chiesa che vi ho fatto vedere dentro, una cosa stupenda, non ho parole.
questo è lo strappo che sono venuto su. Vedete le chiesette? Le chiesette dei santi meravigliosi. E vedete? La città di Monselice. Questo è lo strappo che sono venuto su. Finisco con la mia bicicletta immortalata sopra la rocca qui, dove vi ho fatto vedere quella chiesetta meravigliosa. Vedete sempre la città di Monselice, panoramica, da sopra qui, vedete? E la mia bici, chiudo. Vedete la città di Monselice, da qua, vedete la mia bici, intravedete anche il Duomo che vi ho fatto vedere prima, vedete il Duomo di Monselice e la città di Monselice qua sopra. È il Duomo di Monselice. E poi questa chiesa che è qui sopra. Vedete? Col campanile a torre. Concludo con la chiesa e con la mia bici. E la mia bici. E vi mando veloce un abbraccio a tutti. Voi che mi seguite, amici e appassionati, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere. Dal filmatore Renato Zilio. Tutti i miei video li vedete su YouTube. Renato Zilio. E su Facebook, che gestisce mia moglie Serenella. Sempre Renato Zilio. Ciao a tutti. Dalla rocca. Intravedete il Duomo, sempre di Monselice. Questa panoramica meravigliosa. Vedete? Sempre la salita che sono venuto su. Questa chiesa meravigliosa dalla parte opposta, vedete?
questa chiesa meravigliosa. Guardate che meraviglia, è bellissima, che il Signore vi protegga tutti, voi che mi seguite sempre nelle mie gesti in bici, le mie panoramiche, grazie. Monselice, le meraviglie di Monselice, vediamo che da questa parte qui, vedete? Meraviglia, anche da questa parte qui. E questa piazzetta, vedete? Vedete sempre il Duomo, dove io vi ho salutato, a Monselice, e la mia bici, vedete? E la mia bici. Il mio zainetto, vedete? E i miei occhiali, che porto con me in bici. Un abbraccio a tutti voi amici appassionati che mi seguite col cuore. Grazie a voi, con tutte le vostre famiglie meravigliose, di esistere. Da Monselice, le meraviglie di Monselice. Sempre a Monselice. Vedete? Città di Monselice. Guardate questa piazza meravigliosa. Intravedete il Monte della Rocca. Vedete sta chiesa. Questa chiesa meravigliosa che intravedete. Il Monte della Rocca sopra. Vedete sta torre con l'orologio. Questa piazza meravigliosa. Che fanno anche eventi qui, vedete le mura, perché è una città murata. Vedete l'orologio? Sono le 10:25. Adesso torno a casa. E un abbraccio forte a tutti voi amici appassionati che mi seguite col cuore. Grazie a voi, con tutte le vostre famiglie meravigliose, di esistere. Tutti voi super speciali numeri uno. Questa torre meravigliosa con l'orologio. Questa piazza bellissima. Queste mura stupende. Vedete? E chiudiamo con la mia bici.
e la mia bici. Un abbraccio forte a tutti voi. Vedete il mio zainetto. Grazie a voi di seguirmi ancora, con tutte le vostre famiglie meravigliose, grazie di esistere. Filmatore Renato Zilio, Monselice, città murata. Ci troviamo al Bignasego, una cittadina di 30.000 abitanti, dopo Padova, in provincia di Padova, è la più grande. Vedete, siamo alla chiesa, siamo qui quartiere San Lorenzo. È una cittadina veramente amministrata veramente bene. Qui abbiamo tutte strisce pedonali bianche, nessuna cosa a pagamento, fanno tantissimi eventi in piazza. Veramente merita abitare qui. È un po' costoso perché tantissima gente di Padova sta andando via da Padova, vogliono venire a trasferirsi qui perché è gestita meglio. E questa è la chiesa del quartiere San Lorenzo di Padova. Che il Signore vi protegga tutti. Il Signore vi protegga tutti voi amici appassionati che mi seguite. E soprattutto che mi protegga anche me, che vado in bici per le strade, è sempre molto molto pericoloso. Però la passione è più forte di tutto. Anche la Madonna che vi protegge tutti. E tutti i santi. Dalla chiesa del Bignasego, che ve l'ho fatta vedere dentro e fuori, adesso all'uscita andiamo sulla bici mia. E vi mando un abbraccio forte, forte, forte. Vedete il mio zainetto? A tutti voi amici appassionati che mi seguite,
con tanta passione, con tanto amore. Grazie a tutti voi, con le vostre famiglie meravigliose, di esistere. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Durval Tavares, da San Paolo del Brasile, pensate, che mi segue. Lui è un amico super speciale, numero uno. Con tutta la sua famiglia meravigliosa, un grazie grande di cuore di esistere e di seguirmi. Durval Tavares, da San Paolo del Brasile. Poi passo a Francesco Marchiori, da Verona. Un amico, un uomo dal cuore grande, super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Francesco, grazie di esistere e grazie di seguirmi sempre in ogni mia ripresa. Sei davvero super fantastico, speciale, numero uno. Grazie, grazie ancora di tutto. Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale. Con tutta la sua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere. Abbiamo condiviso tantissime riprese con le orchestre italiane. Ieri, Daniele, sono andato a riprendere Omar a Taggi di Sopra, una festa in piazza. Era dell'anno scorso a Terra Dura che non lo tiravo giù. È stata veramente una bella serata. Aurora sta crescendo alla grande e anche Samuele. Hanno fatto una serata veramente speciale. Un abbraccio ancora forte a te, Daniele, e ti ringrazio ancora di tutto. Grazie, 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 grazie di esistere. Ilaria Scafali, un'amica, una donna super speciale, numero uno. Con tutta la famiglia meravigliosa, Ilaria, grazie di esistere. Ci troviamo al Bignasico, una cittadina di 30.000 abitanti, in provincia di Padova. Con tutta la tua famiglia, Ilaria, ancora grazie, grazie di esistere. Tua famiglia meravigliosa. E te grazie di tutto di seguirmi. Davis Conselvan, d'Alessandria, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutto il mio cuore, Davis Conselvan, d'Alessandria, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere e di seguirmi in ogni mia ripresa. Grazie, grazie, spero che stai meglio e che ti sei ripreso in bici, anche te con la passione della bici da corsa come me. Col cuore grande, grazie, grazie ancora di tutto. Angela Birba, del fan club del Veneto, di Pietro Galassi, un grande sul ballo liscio, una voce melodica unica, un artista fenomenale completo. Lo saluto col suo amico Omar, con tutta la sua famiglia meravigliosa, con tutta la sua orchestra numero uno e tutto il fan club della meravigliosa Angela Birba e tutti voi. Angela, ancora grazie con tutto il mio cuore, con tutta la tua famiglia meravigliosa di esistere e grazie di seguirmi sempre col cuore. Renzo Cantarello, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Renzo, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Montanaro, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Montanaro, grazie di esistere e grazie di seguirmi. Filippo Collinari, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Filippo, grazie di esistere e grazie di seguirmi. Vittorio Salvan, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, grazie di esistere, Vittorio, e grazie di seguirmi. Siete sempre in tantissimi che mi seguite. Tutti voi un grande grazie. Tonio, Anna, Riccardo, Titi, Alex, Fabio e Durval.
o Tavares, adesso non mi ricordo, Fabio Tavares mi pare, o Durval, che mi ha seguito l'altro giorno, un grande grazie col cuore, a te e tutta la famiglia meravigliosa di esistere. Siete sempre in tantissimi, vi voglio bene, chi mi dimentico, tutti voi, con tutto il mio cuore, grazie, grazie ancora, con tutte le vostre famiglie meravigliose di esistere. Dal Bignasego, in provincia di Padova, con questa chiesa meravigliosa, quartiere San Lorenzo, al Bignasego, una cittadina dopo Padova la più grande, di 30.000 abitanti, gestita molto 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 bene. Pensate che tanta gente da Padova vuole venire a abitare qui. Un abbraccio ancora a tutti voi, col cuore, il filmatore Renato Zillio, la mia bici per tutti voi. Alla prossima!